Ciao, bentornati. Siccome ieri è stata una giornata molto lenta, per me oggi è lunedì, ieri quindi domenica, è stata una giornata lenta, sconclusionata, probabilmente senza senso. Quindi prima di iniziare a raccontarvi di oggi, torniamo nel passato, guardatevi domenica e torniamo di nuovo nel futuro, che per voi, quando vedrete questo video, sarà di nuovo il passato. Misteri di YouTube. Ragazzi, buongiorno. Mi sono svegliato un poco strano, non so perché. Prima ero tutto alleluia, felicità, poi mi sono alzato e bella e buona tristezza. Della serie buongiorno e buona domenica a tutti. Ora si scende. Eccomi qua, sto per strada. Mi fa male la caviglia. Uffa, sono andato in chiesa, però prima di andare in chiesa e mi stavo dimenticando i dolcetti, passo al supermercato perché ho deciso che oggi dovevo fare colazione con gli Oreo. Siccome ho racimolato gli spiccioli, così farò. C'è un sole da paura e io sto con il maglione imbottito. Devo fare il cambio di stagione dei vestiti. Codino stamattina mi ha svegliato di soprassalto perché lo sentivo andare avanti e indietro. Poi faceva versi strani, non lo so, particolare. Mi sono alzato di corsa. L'ho trovato che in pratica aveva da poco vomitato di nuovo e stava facendo. Ma vabbè, forse è stato questo ad avermi messo dalla gioia alla tristezza. Ma vabbè, andiamo in chiesa, ci vediamo più tardi. Ed ora il meritato riposo dopo pranzo. Davvero? Ma che cosa? Lo sto sentendo bene. Aspetta, non mi hai portato più le No, mi scocciavo di prendere perché stavamo scendendo. Ragazzi, sono a casa di mia zia, quella che è caduta per le scale, che si è fratturata, che si è fatta l'operazione e tutto il resto perché le hanno tolto il gesso e quindi siamo venuti a vedere come sta. Sta che vorrebbe uccidere qualcuno. Comunque, stanno preparando perché mia madre ha fatto a casa la pasta per la pizza e poi la mettevano a cuocere qui. L'ha appena stesa, quindi abbiamo mangiato a pranzo e mangeremo anche a cena, cosa che di solito non facciamo. Ciò significa che ovviamente non uscirò, penso, con i ragazzi, perché a parte che non mi hanno fatto sapere nulla, ma poi se sto qua è un po' difficile che in orari normali e decenti ritorno poi a casa. Comunque c'è una bella giornata qui, questo è San Giorgio a Cremano, perché rispetto a Bagnoli è più ventilata. Poi col fatto che c'è questo bel terrazzo diventa anche più facile trovare un poco di aria. Vado dentro, se non iniziano a domandare perché sei fuori, che stai facendo col telefono? A dopo. Bentornati nel presente che per voi è di nuovo il passato. Sto scendendo perché devo andare a trovare mio nonno, anzi voglio andare a trovare mio nonno e poi ne approfitto per andare in realtà è il contrario, devo andare a lezione ma voglio andare a trovare anche mio nonno, quindi vado prima da mio nonno, poi a lezione. Ho passato tutta la mattinata a montare la puntata di venerdì di Recenzo, devo semplicemente riascoltarla tutta, aggiungerci gli inserti, fotografie, queste cose qui, e la grafica in sovraimpressione ed è finita, cosa che penso che farò domani. Ma siccome sto per fare tardi, perché sono le 3:37, e vado a piedi e ci metterò un po', mi conviene andare deprescia e scendere di corsa. Ci vediamo dopo. E questo è stato per il momento il lunedì mattina. Eccomi qui, sono andato da mio nonno e veramente ci siamo incontrati in metà strada perché doveva spedire una lettera. Questo è il mio treno e l'ho visto molto stanco, probabilmente perché ci siamo fatti una salita e delle scale molto velocemente a piedi. Ma non capisco perché mio nonno debba correre e parlare contemporaneamente e spero sia solo questo. E poi ho trovato nell'occhio destro del colore giallo, gli ho trovato l'occhio destro giallognolo con del sangue, quindi non vorrei che fosse successo qualcosa. Lui dice che si è grattato, ma vabbè. Quindi sono arrivato in ritardo alla lezione, che poi è finita anche mezz'ora prima. Io ora sto tornando a casa. In verità stavo per fare una scappatella in un supermercato per comprare della roba da mangiare perché ho fame e sono nervoso. Ma ho preferito
abbandonare tutti gli intenti e mo sto aspettando il treno. Finalmente a casa, penultima lezione, o ultima, non ho ancora capito, del corso è andata. E ora penso proprio che vado a buttarmi sotto la doccia. Entrassi nella lavatrice, mi butterei nella lavatrice. Fa troppo caldo e non è neanche iniziata l'estate. In tutto questo, la sciatica. In tutto questo, ancora non ho capito se stasera sto qui o esco, perché andiamo a dare la buona fortuna e l'imbocca al lupo a un'amica che deve sottoporsi a un intervento, e quindi l'andiamo a salutare prima che si va a operare. Diciamo che più che altro le facciamo da supporto per farle passare la paura. Però ancora non so nulla, perché normalmente chi ha la macchina non ce l'ha disponibile oggi. Quindi dobbiamo ancora capire come si organizza la serata, o almeno come ci organizziamo a muoverci, che lei non abita qui vicino e a piedi è molto impraticabile. Quindi chi lo sa. Per il momento la giornata è stata tempo scandito così. Vi ho mostrato un poco come è andata domenica, quindi abbiamo fatto un viaggio indietro nel tempo, e poi siamo ritornati nel futuro, che per voi sarà il passato, che per me ora è il presente, e poi vi saluterò, ma è presto ancora per dirsi, perché appunto non so nulla, ma penso che fra un po' si sapranno un po' di cose, e anche perché ci dobbiamo organizzare, e quindi in attesa andiamo a lavarci. E uno e due. Buonasera ai nostri, non si vede una mazza perché è buio comunque. Infatti, buonasera ai nostri follower. Perché è buio e quindi mi serve la luce. Festeggiamo un avvenimento importante. Ah, lo dici? Che devo dire? Allora, festeggiamo che io fra 24 ore mi opero, cari follower. Seguiteci per gli aggiornamenti. Ecco. In diretta, in sala operatoria assieme a Laura. Ragazzi, questa luce si sta scaricando e quindi non si vede di nuovo nulla, la devo caricare, se no devo forse aumentare? No, già è al massimo, quindi si sta scaricando, vi tenete il mio bel faccione così. Allora, la serata è finita, si era capito quindi che è Laura che deve essere operata, e ovviamente le auguro di uscire quanto presto dall'ospedale e che tutto vada bene, ma questo era completamente inutile dirlo. Quindi la serata finisce qui, questo viaggio nel tempo tra ieri e oggi aumenta la nettezza urbana. Dicevo, questo viaggio nel tempo tra ieri e oggi finisce qui, sto proprio buissimo. Io vi saluto, conto di montare questo video ora perché domani mattina andrò a trovare il mio sacerdote e quindi non avrò il tempo. Io vi ringrazio per l'attenzione, visto che ho notato che ci sono altri non mi piace nei video. Gradirei che oltre al cliccare mettiate proposte o punti di vista che vi fanno dire perché non vi piace quello che ho fatto, così posso migliorarmi, a meno che ovviamente non vi piaccia la mia vita e lì ho un altro paio di maniche. Io vi saluto, ci vediamo domani, ricordatevi di iscrivervi a questo canale, a Oira del Recenso. Buonanotte, lunga vita e prosperità.